Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire un prodotto davvero interessante, un prodotto che potrà interessare sicuramente gli appassionati di musica, ma non solo. Prima di andare a vedere di cosa si tratta, vi invito sempre ad iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati su tutte le novità in tema di tecnologia e di informatica. Mettete un bel mi piace se apprezzate la qualità del video e se apprezzate i contenuti che porto. E mettete un commento per dire la vostra proprio qui sotto. Come sempre, prima di iniziare con l'accensione di questo prodotto che andrò ad esprimervi, andiamo con la sigla. Andiamo, ragazzi. Ok, procediamo all'apertura del pacco. Vai pure. Una confezione ben imballata, devo dire, per proteggere appunto il contenuto molto molto raro, diciamo, chiamiamolo così. Eccoci qua. Come vedete, il prodotto all'interno è tutto appunto imbustato e protetto dai vari imbustamenti e protezioni. Allora, come primo, posa il coltello intanto. Ok. Allora, come primo accessorio che troviamo, abbiamo questa custodia appunto per portare sempre con sé la tastiera. Prendila pure, farla vedere un po'. Eccola qui, molto grande e penso che sia anche imbottita, ben imbottita. Eccola qua. Dopo comunque andrò a fare una piccola analisi per vedere un po' i materiali e le caratteristiche di questa borsa. Dopodiché, cosa abbiamo? Come vedete, abbiamo degli imballaggi in plastica o in polistirolo per andare appunto a proteggere bene la tastiera. Prendi questi qua intanto. Qui abbiamo l'alimentatore e qui abbiamo anche il pedale appunto che viene utilizzato per creare i vari effetti e appunto viene utilizzato con la tastiera. Dopo vi faccio vedere le sue caratteristiche costruttive e caratteristiche tecniche. Aspetta, aspetta, aspetta. Qui abbiamo la manualistica con le varie descrizioni che sicuramente andrò a leggere per capire meglio come funziona la tastiera. E infine abbiamo il pezzo grosso che è appunto la tastiera. Vai, tira lassù. Ok. Perfetto. Beh, lasciamola intanto imbustata, dopo andrò a disimbustarla e andremo a vederla con più dettaglio. Sicuramente i materiali di questa tastiera sono ottimi, sono materiali di prima qualità. I tasti di questa tastiera sono 88, come diciamo a grandezza naturale, e dopo vi faccio vedere appunto le caratteristiche tecniche e i materiali utilizzati. C'è un altro pezzo sotto, prendilo, quello lì. Infine abbiamo il leggio per andare a appoggiare i nostri spartiti e i nostri libri di musica. Quindi un assortimento, una confezione molto completa e che appunto va a completare questa tastiera e appunto che può essere utilizzata in varie funzionalità. Ora,
Andiamo a vedere adesso le caratteristiche costruttive e le caratteristiche tecniche di questa tastiera. Ragazzi, adesso che abbiamo effettuato l'unboxing, possiamo andare a vedere le caratteristiche costruttive di questa tastiera Soid Mai e andare a vedere appunto i materiali di cui è composta, appunto andando ad analizzare con cura tutte le sue caratteristiche costruttive. Andiamo a vedere appunto di cosa è composta e quali sono le caratteristiche costruttive di questa tastiera. Andiamo, ragazzi. Allora ragazzi, eccoci qua. Diamo un primo sguardo a questa tastiera marcata Soid Mai. Un primo sguardo lo diamo subito appunto ai tasti, che sono 88 per la precisione, e sono costituiti in materiale plastico. Una costruzione davvero ottima a parer mio, in quanto sono tasti a grandezza naturale e hanno davvero un feedback al tatto davvero ottimo. Dopo appunto vi faccio sentire anzi come suona questa tastiera, però ora limitiamoci solamente ad andare ad analizzare le varie caratteristiche costruttive di questa tastiera, che a mio parere è davvero un'ottima tastiera, visto anche il prezzo, che appunto non è un prezzo elevatissimo appunto per questo strumento musicale, però diciamo è una tastiera di medio-basso costo, diciamo. Il materiale predominante appunto è questo legno, non so che tipo di legno sia, ma sembra essere un compensato, però di ottima qualità. E appunto sentite il suono, è un legno di ottima qualità secondo me, e appunto questa rifinitura, questa texture molto, molto particolare, che ci sta molto bene con il resto della costruzione. Qui infatti abbiamo, come vedete, la posizione, la scanalatura per andare a posizionare i nostri libri, i nostri spartiti, oppure un nostro tablet con appunto lo spartito e le note musicali da suonare. Qui abbiamo i due fori per andare a immettere appunto il porta spartito. Nel lato sinistro abbiamo la prima cassa, che è appunto una cassa davvero potente. Dopo vi dirò le caratteristiche tecniche appunto di queste casse. E qui abbiamo la seconda cassa nel lato destro. Come vedete, dove troviamo i tasti, abbiamo questa rifinitura con questa riga rossa molto particolare, molto molto di classe, diciamo così, come se fosse un vero pianoforte. Sul lato sinistro, infine, abbiamo appunto la parte dei comandi con tutti i vari tasti, che dopo vi illustrerò appunto le varie funzioni, il marchio Sound My e un pannello LCD, appunto questo display, mini display LCD, che ci illustra appunto le varie funzioni e modalità che stiamo utilizzando. Invece sul lato destro troviamo un'altra tipologia di comandi. Appunto abbiamo i due ingressi per andare a connettere le nostre cuffie, appunto per ascoltare, appunto per utilizzare la nostra tastiera in modalità silenziosa. Quindi possiamo utilizzare la nostra tastiera anche ascoltandola utilizzando delle cuffie. Poi abbiamo il tasto di accensione, power. Abbiamo il selettore per il volume. Poi abbiamo il selettore per la selezione dei brani all'interno del USB, abbiamo l'on-off e abbiamo il previews, appunto, per andare a presentare il brano all'interno del USB. Appunto abbiamo la presenza di una porta USB,
in cui possiamo andare a caricare, precaricare il brano desiderato, e quindi possiamo andare a utilizzare questa tastiera anche con una base MP3 e caricando dei brani all'interno della chiavetta, ma questo ve lo spiegherò più tardi. Andando invece sulla parte posteriore della tastiera, troviamo i vari ingressi e uscite per andare a collegare la tastiera appunto con il nostro computer. Infatti abbiamo la USB MIDI. Infatti questa tastiera, non ve l'ho detto prima, ma appunto può essere utilizzata come una tastiera MIDI. Abbiamo la MIDI e l'uscita MIDI out, la MIDI in e l'audio in, audio out e l'ingresso per l'alimentazione. In più abbiamo anche questo ingresso appunto per andare a collegare, e adesso devo vedere meglio, ma dovrebbe essere dei microfoni o altri apparecchi per amplificare la nostra tastiera, ma do no, dovrebbe essere per il microfono questo qua. E qui abbiamo il nostro marchio Soid Mai, incredibile, bellissimo. Anche qui vediamo questa texture molto carina del legno, che appunto secondo me è un legno, non è un legno di qualità eccellente, però con questa colorazione, con questa texture particolare risalta molto. E quindi sembra appunto un legno di buona qualità. Ora che abbiamo visto un po' le caratteristiche tecniche, quali sono, e no, scusate, le caratteristiche costruttive, quali sono, e abbiamo visto i materiali utilizzati, possiamo andare a vedere quali sono le caratteristiche tecniche di questa tastiera marcata Soid Mai. Ah, prima che mi dimentico, vi dico un attimo le dimensioni di questa tastiera, che sono appunto che sono 136 centimetri di lunghezza per 30 centimetri di larghezza con 14 centimetri di altezza. Quindi è una tastiera, essendo una tastiera 88 tasti con dimensione reale, è una tastiera abbastanza ingombrante, quindi come vedete io faccio fatica a metterla nella mia camera e non ho davvero uno spazio dedicato per una tastiera, quindi non è una tastiera se non avete uno spazio ideale, non è una tastiera per tutti. E quindi lo spazio che richiede è davvero parecchio. Ora che abbiamo visto appunto le varie caratteristiche e costruttive, i vari materiali, andiamo appunto a vedere le caratteristiche tecniche andando anche a provare appunto la tastiera e andando a sentire come suona. Ok, andiamo ragazzi. Eccoci qua ragazzi, dopo aver visto un po' le caratteristiche costruttive di questa tastiera, i materiali utilizzati appunto per la costruzione, andiamo a vedere appunto le caratteristiche tecniche implementate all'interno della tastiera e le varie funzioni a sua disposizione. Vi ricordo che questa era una tastiera marcata Soid Mai e in particolare il modello G310W. Allora partiamo dalla parte che implementa la possibilità di utilizzare un file esterno MP3. Quindi noi con la nostra chiavetta USB possiamo andare a collegare appunto la chiavetta alla tastiera per riprodurre un file MP3 all'interno della tastiera. Come ho detto prima, appunto, mi sono presenti due potenti casse che riproducono molto bene i suoni all'interno appunto dell'ambiente. E adesso vi faccio vedere appunto come funziona la riproduzione di MP3 e appunto dei nostri file multimediali tramite questa tastiera. Appunto noi prendiamo la nostra chiavettina, una normalissima chiavetta, la inseriamo all'interno dell'apposita fessura per la riproduzione di MP3, dopodiché naturalmente prima accendiamo la tastiera tramite l'apposito tasto power,
Dopodiché andiamo a premere il tasto on off. Ecco qua, sentite la canzone appunto viene riprodotta dalle casse sui lati e noi appunto possiamo andarci a suonare sopra. Adesso io non sono un esperto di musica, cioè principalmente suono la chitarra, ma non sono appunto un esperto di pianoforte e vorrei appunto imparare tramite questo pianoforte della Soul Mai. Noi possiamo andare inoltre a cambiare canzone tramite il tasto Next e il tasto Previews. In questo caso io ho caricato solamente una canzone, quindi non, come vedete, carica sempre la stessa traccia. Ok, dopo aver visto questa tipologia di funzione, vi faccio vedere, anzi vi rifaccio vedere appunto i tasti, che sono 88, sono tasti a grandezza naturale costituiti in plastica. Abbiamo tre modalità di pressione. Abbiamo la pressione lieve, diciamo, una pressione media e una pressione forte. Quindi il tasto appunto si comporta come un tasto vero e proprio del pianoforte. Sono veri tasti a grandezza naturale, come se fosse come se appunto stiamo appunto suonando un vero pianoforte. Quindi il feedback che riceviamo dal suono è veramente quello appunto di un pianoforte. Adesso non saprei dirvi le varie note, però abbiamo una larga scala di note, e le ottave, le none, adesso non saprei dirvele, però sono appunto 88 tasti con una larga scala di note e appunto con cui fare accompagnamenti a soli. Sul lato sinistro abbiamo, come vi dicevo, il pannello dei comandi. Abbiamo questo pannello LCD che ci indica la funzione e la modalità di utilizzo. Come vedete, adesso sto utilizzando il suono grand piano, ma i suoni utilizzabili sono moltissimi. Vi faccio vedere quanti sono. Sono circa 128. Questo è l'ultimo. L'ultimo suono è molto molto curioso, si chiama Gunshot, sentite? Sì, sono veri, veri e propri effetti. Fino al più grave, diciamo. Cioè, molto molto carino come effetto. Poi vi faccio sentire qualcos'altro. Applausi. Molto carino come effetti, però andiamo a vedere un suono un po' più classico, quello del pianoforte e più nella precisione quello del gran piano. Andiamo a settare appunto il suono su gran piano. Come vedete ci sono diversi tipi di piano, non è solamente il gran piano, come vedete sono molteplici. Poi ci sono diversi tipi di strumenti a fiato, strumenti a corda, diversi tipi di strumenti di vario genere. Come potete sentire, il suono è veramente realistico. Poi naturalmente potete andare a settare il riverbero, scusate, il livello del riverbero. E adesso naturalmente non sto usando il riverbero, lo sto usando in clean. E per usare il riverbero dovete usare appunto il pedalino che vi danno in dotazione, come ben saprete. E ascoltiamo un altro tipo di piano, questo tipo di piano che non saprei come si pronuncia. Cos'è
è già un po' più acuto e comunque il suono viene riprodotto veramente in maniera fedele. Molto molto carino come suono e qualità appunto sonora. E altre modalità, appunto abbiamo il Hanky Tonk, Honky Tonky sarà. Adesso non saprei. E suonano tutti questi accordi, penso che siano maggiori. Sto imparando in questi giorni, non è che. Quindi. Ok, non mi criticate. Poi electric piano. E così via, sono moltissimi, come vi ho detto prima. Poi passando agli xilofoni, chiamiamoli così. Molto, molto bello. Diversi tipi anche qui di xilofoni, come sentite. Poi abbiamo gli organi. Anche qui grande qualità del suono. Anche qui abbiamo diverse tipologie di organi. Poi abbiamo le chitarre, gli strumenti a corda, chitarra in nylon, chitarra con corde di metallo, chitarra jazz. Ecco, sulle chitarre avrei qualcosa da ridire, non sono proprio suoni fedeli, però. Però vabbè, ci sta. Poi abbiamo i bassi. Ce n'era uno che mi piaceva. Già questo è carino. Il basso già è più, il suono è già più fedele rispetto alla chitarra. Pinking bass, vediamo. Questo già mi piace di più. Già mi piace di più. E altre tipologie di bassi. Poi abbiamo le viole, i violoncelli, tutta la parte degli archi, diciamo. Poi abbiamo le orchestre. Sentite molto, molto scenico come suono. Abbiamo anche, vengono riprodotte anche gli effetti delle voci, diciamo. Adesso vi faccio sentire string sync. Ecco, anche senza saper suonare, mi sembra anche una gran figata il suono che ho riprodotto, però penso che sia una schifezza. Questo sembra, appunto, qua viene riprodotto il coro di voci con le intonazioni in A. Carino, molto molto carino. Sembra appunto potrebbe essere utile per fare degli effetti in alcuni video, in alcuni film, cioè potrebbe essere utilizzato in quel senso. Poi abbiamo sempre vedete degli effetti, poi abbiamo gli strumenti a fiato.
trombette, scusate. Poi così via, abbiamo altre tipologie di strumenti. Vedete, dal sassofono. Poi abbiamo i flauti, l'oboe, penso che sia questo, sia l'oboe. Flauto di Pan e molti altri. E oltre però alle varie tipologie di toni e le varie tipologie di suoni, abbiamo anche la possibilità di cambiare, andare a settare i ritmi che sono oltre 100 in questa tastiera marcata Sound My. Come vedete, i ritmi possiamo andare a scegliere tra 100 diversi ritmi. Appunto abbiamo no, scusate, ho sbagliato. Abbiamo diversi tipi di batterie e con diversi tipi di ritmi. Per andare ad avviare la base con la batteria, basta andare a cliccare su Start e di conseguenza stop sync. Sentite? E ne possiamo andarci a suonare sotto. Così via. Dopodiché abbiamo altre tipologie di basi, come vedete. Noi comunque possiamo andare a settare la velocità della base andando su menu. Possiamo andare a settare la velocità della base. Queste appunto sono basi, batterie pop. Queste sono molto difficili, cioè non saprei neanche come approcciarle. Scusate. Boh, non saprei. È bello anche andare a provare delle diverse combinazioni, anche se non sapendo suonare. Poi abbiamo altre diverse tipologie di basi, come sentite. Swing jazz, swing jazz. Jazz, bellissimo. Altre tipologie di jazz. Così via, sono circa 100. Blues. Così via. Per andare a stoppare appunto la base, premete stop e via. E inoltre potete andare a creare anche un intro e un end appunto della canzone che state suonando, e appunto andate a premere intro e andate a startare. Sentito, ha fatto una piccola variazione e ha fatto appunto l'intro. Lui adesso appunto si è disattivato. Proviamo a riattaccarlo. Eccolo.
vedete, questo adesso sto facendo l'intro. Questo vale anche per l'end comunque. Ecco, questo è molto utile, per esempio, quando dovete andare a iniziare un brano o appunto a finirlo, a terminarlo, e appunto questo tastino è molto utile per andare a creare queste intro o queste end. Andando verso il basso abbiamo il tastino chord, che appunto ci permette di creare questo effetto appunto corale, sentite? Molto scenico, diciamo. Molto, molto carino, molto scenico, appunto da proporre. Dopodiché abbiamo appunto questi due tasti A fill e B fill, che appunto possono essere utilizzati per andare a settare la tastiera. Oh, scusate, sono ancora in corde. Se andiamo a premere A fill, ok, e dopo possiamo andare anche ad attivare il metronomo per andare a settare e a tenere il tempo della nostra canzone. Sentite, è molto utile anche questo. Dopodiché il metronomo può essere anche settato per andare appunto a regolare la velocità e casomai per aumentarla o diminuirla. Schifo, scusate. Ok, metronomo. Dopodiché, come ho fatto vedere prima, il tastino per andare a cambiare la modalità, il suono che stiamo utilizzando, e questo è il comb per andare a combinare il suono appunto con altre fonti di suono, per esempio con altre appunto fonti di suono esterne o interne. Per esempio possiamo dopodiché abbiamo i tasti menu e menu plus in cui possiamo andare a settare appunto le varie impostazioni del menu, tra cui abbiamo il ritmo, appunto come vi dicevo prima, la velocità del ritmo, il transpose. Il touch, appunto il touch indica appunto no, la forza, l'intensità del tocco, il balance, il suono, in che modo deve essere bilanciato tra i due altoparlanti, destra e sinistra, per scorrere tra i vari menu, tra le varie impostazioni del menu andiamo con questi due tastini, data più, data meno, e per esempio andiamo verso il basso con data più, no, scusate, con menu si scorre, e con data si aumenta il valore o si diminuisce. E qui abbiamo split note, appunto le note divise. Poi abbiamo andando verso il basso, il reverbero il livello del riverbero e appunto l'intensità del suono dato dal riverbero, il chorus, anche qui il livello dell'intensità del chorus, dell'effetto che abbiamo visto prima. E poi abbiamo la signature, ovvero appunto la forza della nota, diciamo. Uscendo dal menu possiamo uscire tramite il tastino note e rhythm. Andando verso il basso abbiamo queste due impostazioni, questi due tastini molto utili, diciamo così, in quanto tramite il tasto record possiamo andare a registrare
la nostra performance, la nostra canzone, e con il tasto replay possiamo subito andarla a risentire. Andiamo a fare un esempio, per esempio andiamo a premere il record. Lui adesso sta già registrando, però durante la registrazione non sentiremo questo ticchettio, questo metronomo, per esempio. Come sentite, il metronomo è veloce perché era impostato a 127. Ecco, adesso solo per farvi sentire, adesso premendo il tasto replay, ok, premendo una volta si stoppa, sentite? Ecco, questa è la registrazione che ho fatto. L'ho fatto appena adesso, quindi appunto questa tastiera è in grado anche di registrare le nostre performance e quindi di andarle a riprodurre poco subito dopo. E qui, appunto, abbiamo questi tasti che sono numerati, sono i tasti principali, chiamiamolo così, e poi abbiamo questi tasti con su scritto M0, R0, M1, R1, che sono i tasti memorizzabili. Questa tastiera inoltre, questa tastiera marcata solo with my, inoltre è possibile andarla a collegare al computer per utilizzarla come tastiera digitale, diciamo, tramite apposito programma di registrazione dell'audio, può essere utilizzata come tastiera MIDI. Infatti tramite l'ingresso MIDI posto nella parte posteriore possiamo andare a registrare l'audio della tastiera. Dopo, vabbè, ve l'ho fatto vedere l'altra volta, quindi dovreste aver capito di cosa si tratta. Ok, ragazzi, dopo aver visto un po' le caratteristiche costruttive e le caratteristiche funzionali di questa tastiera, e avendo visto anche di cosa è capace l'audio che appunto fuoriesce dalle casse di questa tastiera MIDI marcata solo with my, possiamo andare a tirare le somme e a tirare appunto le conclusioni per quanto riguarda questa tastiera Solid My, appunto della Solid My. Andiamo, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi. Adesso tiriamo un po' le somme per quanto riguarda questa tastiera della Solid My, modello G310W. Allora, diciamo che sono rimasto molto contento dal punto di vista della qualità costruttiva. I materiali sono molto buoni, sono materiali premium, e appunto il materiale predominante è appunto questo legno, che sembra un legno compensato, però appunto ha una texture molto interessante che lo rende molto, molto amabile come legno. Poi abbiamo una costruzione fatta molto bene, anche con questi altoparlanti a destra e a sinistra che riproducono il suono in maniera molto realistica. I tasti, appunto, come vi dicevo, sono 88 a grandezza naturale e appunto riproducono la sensazione, il feeling appunto di un pianoforte vero e proprio. Quindi se noi andiamo a premere il tasto e riceviamo un feedback come se andassimo ad utilizzare un vero pianoforte. Sono a grandezza naturale, quindi molto bene. Peccato che siano in plastica, devono utilizzare un materiale più pregiato, però naturalmente il costo sarebbe stato più elevato. Però va bene così per una pianola, per una tastiera entry level come questa. Buona anche la dotazione, come abbiamo visto, in confezione viene data il supporto per il leggio, come vedete qui. Poi viene dato appunto il pedale per l'attivazione del riverbero e naturalmente appunto il cavo di ricarica e tutto quanto.
E potevano dare anche la borsa, naturalmente, mi stavo dimenticando la borsa per portare sempre con sé la tastiera, anche quella molto, l'ho apprezzata molto perché è una borsa ben imbottita ed è fatta molto bene. Avrei apprezzato anche un kit che comprendesse anche, per esempio, il supporto per andare ad appoggiare la pianola, però la tastiera, scusate, io la chiamo anche pianola. Però mi rendo conto che il costo a quel punto sarebbe salito e di molto anche. Venendo invece alle caratteristiche funzionali e alle modalità di utilizzo, sono rimasto davvero contento da quel punto di vista, in quanto il suono riprodotto dal pianoforte, parlo in questo momento dei suoni classici, per esempio gran piano e i suoni appunto riguardanti il pianoforte, sono riprodotti in maniera molto fedele e con una qualità sonora davvero buona. E poi, come abbiamo visto, ci sono diverse svariate modalità di suono utilizzabili e diversi ritmi che possono essere implementati. Poi c'è la possibilità di utilizzare degli MP3 tramite la chiavetta. C'è la possibilità di connettere le cuffie tramite due entrate apposite tramite jack 3,5. Poi c'è la possibilità di utilizzare questa tastiera come tastiera digitale collegandola al nostro PC, quindi tantissime modalità di utilizzo di questa tastiera marcata Soid My. Quindi sono rimasto davvero contento dell'usabilità, delle caratteristiche tecniche e delle modalità di utilizzo di questa tastiera. Io infatti adesso la sto utilizzando molto in questi giorni e sto imparando un po' diciamo così, a strimpellare con questa tastiera, sto imparando le prime note e diciamo che secondo me è una tastiera appunto entry level, visto anche il costo, appunto ci sono tastiere che costano molto, molto di più, che offrono naturalmente qualcosa in più, però questa secondo me è un'ottima tastiera per chi vuole imparare a suonare, per chi vuole imparare le prime note e appunto vuole una qualità ottima, un'ottima qualità ad un prezzo moderato. E cosa dire, se appunto questa recensione vi è garbata, vi è piaciuta, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se volete supportare appunto il mio canale, volete avere sempre contenuti di questo genere e se volete dire la vostra, commentate questo video proprio qui sotto. Noi ci becchiamo al prossimo video, ragazzi, con un'altra recensione e forse un altro unboxing e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!